Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Si è svolta a Palazzo Cesaroni la conferenza regionale dell'economia e del lavoro. Associazioni di categoria, sindacati, studiosi ed esperti si sono misurati a Palazzo Cesaroni su innovazione, sviluppo, occupazione, le parole chiave della conferenza regionale dell'economia e del lavoro dedicata quest'anno all'Umbria che si confronta con il suo futuro. Riportando nella Sala Brugnoli l'Assemblea Legislativa le proprie esperienze sul contesto regionale e le proposte sullo sviluppo dell'Umbria, i relatori hanno tratteggiato un quadro economico occupazionale in movimento, caratterizzato da segnali di ripresa e di positivo dinamismo, con nodi di carattere strutturale da sciogliere in un contesto globale che richiede qualità, innovazione e nuovi modelli di organizzazione del lavoro. La conferenza è stata aperta dalla Presidente dell'Assemblea, Donatella Polzi. Al termine di questa giornata di lavoro di approfondimento con l'iniziativa del CREL che abbiamo fortemente voluto per fare un attimo il punto della situazione sui temi del lavoro e dell'economia nella nostra regione, possiamo ritenerci veramente soddisfatti del lavoro svolto oggi. Una fase, un appuntamento non conclusivo, ma sicuramente una fase, uno step intermedio rispetto alle tante attività messe in campo, l'ascolto delle riflessioni portate dalla nostra università che ci hanno dato uno spaccato molto chiaro e determinante per progettare, per poter programmare gli interventi futuri. Una fase di ascolto che abbiamo voluto, una fase che ci permetterà di programmare i prossimi step, consapevoli che il lavoro delle nostre commissioni, il lavoro d'aula sarà molto importante per determinare il DEFR e per procedere poi alla realizzazione nel mese di gennaio degli stati generali dell'economia e del lavoro che ci permetteranno di fare ulteriori riflessioni e programmazioni per gli anni a venire. La programmazione europea del 2021-2027 sarà un ulteriore stimolo su cui lavorare per gettare le basi dell'Umbria che vorremo. Le conclusioni sono state invece affidate alla Presidente della Giunta, Catiuscia Marini. Il confronto di oggi all'interno della Conferenza regionale dell'economia e del lavoro, sia con i contributi scientifici dell'università e dei centri studi, sia con i rappresentanti delle forze economiche e sociali, è volto a condividere un percorso che aiuti questa regione ad aumentare la sua capacità produttiva, a rendere più robusta la produttività delle imprese, ad irrobustire anche la capacità di investimento, di innovazione e di ricerca di tutti i settori economici, a cominciare da quello manifatturiero che, come i dati dimostrano, rappresenta un po' la dorsale della crescita e del lavoro di questa regione, e dall'altro ad affrontare i temi più rilevanti che sono non solo quelli dell'occupazione ma anche della qualità dell'occupazione e del livello retributivo degli occupati di questa regione, e anche a condividere le politiche pubbliche che abbiamo fatto fin qui e che in parte producono significativi risultati, ma anche ad affrontare le sfide di programmazione pubblica in vista dei nuovi fondi strutturali post 2021. Nell'ambito della seduta si è sviluppato un articolato dibattito con interventi di rappresentanti di associazioni di categoria, del sindacato e istituzionali, nel corso del quale è emerso come dato omogeneo la volontà di concorrere a costruire occasioni di concreto e strategico sviluppo per l'Umbria. Beh, un punto positivo è sicuramente la ripresa della produttività nel settore manifatturiero. La produttività è stata sempre un tallone d'Achille per l'Umbria, lo è in parte tuttora, lo è però sempre più per quanto riguarda i servizi, il terziario e invece meno per l'industria. Un altro punto di forza su cui è evidente però che questa deve estendersi, appunto, la produttività non può essere confinata all'industria, che pure deve recuperare qualche divario rispetto anche alla media italiana o alla Toscana Umbria Marche che abbiamo preso a riferimento. È evidente che però i miglioramenti di produttività devono estendersi anche al terziario, e ci possono essere le condizioni perché le imprese umbre, sia quelle manifatturiere che quelle del terziario, hanno una buona redditività, tutto sommato. La ottengono di più contenendo i costi che non investendo in produttività, in seguito devono fare il contrario, cioè puntare molto di più sugli investimenti per la produttività. Che vuol dire investimenti in produttività? Credo che l'investimento principale sia nella qualità manageriale. Le imprese umbre di tutti i settori
hanno bisogno di una qualità manageriale superiore a tutti i livelli, non soltanto il grande manager, il capo dell'azienda soltanto, ma anche i manager di livello intermedio, anche quelli che si occupano delle risorse umane o dell'innovazione o delle esportazioni. Insomma, c'è bisogno di rafforzare il management a tutti i livelli. I temi dell'innovazione e della sostenibilità rappresenteranno la visione e lo scenario futuro su cui impostare le politiche della nostra regione, volte soprattutto ad aumentare la produttività del sistema economico regionale. Per fare questo dobbiamo incamminarci lungo 5 direttrici, cioè fare in modo che le nostre aziende crescano dimensionalmente, fare in modo che siano più internazionalizzate, che siano più inserite nel mondo digitale e nell'innovazione e che la ricerca e lo sviluppo insieme alla qualificazione delle competenze rappresentino le nuove frontiere. Se sapremo fare questo, sapremo anche disegnare questa visione, questo scenario dell'Umbria di domani incanalato sulle due parole chiave, innovazione e sostenibilità, perché l'Umbria non è cuore verde d'Italia, non è solamente un claim vintage turistico, ma è la direttrice di sviluppo verso la quale orientare le nostre politiche e la nostra regione. Ovviamente la riforma del lavoro, del mercato del lavoro in primo luogo, e la questione del lavoro diventano centrali nel tema della produttività, che deve essere orientato a creare e a stimolare nuova occupazione. Stimolare nuova occupazione lo si fa non solo riformando le competenze, ma anche dando una sferzata a quella che è, diciamo, l'occupazione giovanile, perché immettere un tasso di giovani in più nel nostro sistema produttivo, quei nativi digitali che ormai caratterizzano le nuove frontiere, servirà non solo ad abbattere uno dei tabù della nostra regione, che è la disoccupazione giovanile, ma a dare nuova linfa e nuovo potenziale alle imprese che si incamminano sul versante dell'innovazione. La prima commissione consiliare, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato il disegno di legge della Giunta sulla gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali. La prima commissione consiliare ha approvato a maggioranza, con i voti favorevoli dei consiglieri del Partito Democratico, l'astensione del Movimento 5 Stelle e il voto contrario della Lega, il disegno di legge proposto dalla Giunta per la gestione e la valorizzazione dei beni immobili regionali. La Commissione ha anche approvato un emendamento della Giunta per la proroga fino al 2023 delle concessioni in essere per la conduzione di terreni e strutture agrarie di proprietà regionale. Il disegno di legge punta a redigere un testo organico in sostituzione delle molte disposizioni attuali in un'ottica di semplificazione e delegificazione, a rivisitare i poteri tra Assemblea Legislativa e Giunta, a riesaminare i rapporti giuridici con le aziende regionali e i soggetti incaricati della gestione e valorizzazione del patrimonio immobile regionale, a semplificare le procedure per l'alienazione dei beni anche con l'utilizzo di piattaforme informatiche, a riformulare le regole per la concessione in uso o locazione del patrimonio, a regolamentare i criteri per la determinazione dei valori di stima dei beni. Inoltre, il testo ripropone la concessione dell'uso gratuito dei beni a fondazioni e aziende regionali, anche sanitarie e al terzo settore. Dà la possibilità della concessione a uso gratuito ad associazioni e cooperative costituite in prevalenza da under 40 per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, fluviali e ferroviari. Il patrimonio immobiliare della regione ha un valore di quasi 500 milioni di euro, oltre 200 è il valore dei fabbricati, 98 quello dei terreni e 140 di altre infrastrutture. La sua consistenza è di circa 27.000 ettari di territorio agricolo e boschivo, 3.000 ettari di aziende agrarie, di cui 2.600 in concessione, mentre i fabbricati rurali in aree marginali sono circa 200, oltre i ruderi, parte dei 145 caselli ferroviari ex FCU, 96 case cantoniere ex ANAS, fabbricati ed aree edificabili in zone urbane. La terza commissione ha discusso con l'assessore alla salute Luca Barberini i contenuti della mozione presentata dal portavoce del centrodestra Marco Squarta, con cui si vuole impegnare la Giunta a individuare le risorse necessarie per attivare anche nelle aziende sanitarie umbre programmi di abbattimento delle liste d'attesa che prevedano l'erogazione di visite ed esami diagnostici fino alla mezzanotte nei giorni feriali e nei pomeriggi del sabato.
In una regione con meno di 900.000 abitanti e con un calo costante della popolazione residente, il numero delle prestazioni sanitarie fornite ai cittadini aumenta di anno in anno. Ne vengono garantite in media almeno 15 annue a testa solo per quanto riguarda i servizi extraospedalieri. Le criticità riguardo i tempi di attesa si verificano in modo particolare sulle prestazioni programmate. Entro fine anno arriverà il nuovo piano straordinario per l'abbattimento delle liste d'attesa, lo ha detto l'assessore alla salute Luca Barberini ai membri della terza commissione, fornendo loro dati aggiornati al primo semestre 2018 su prestazioni sanitarie del servizio pubblico, tempi di attesa, costi sostenuti. Barberini ha fornito i dati delle prestazioni svolte. In tutto parliamo di 15 milioni di attività effettuate per meno di 900.000 cittadini, con un incremento costante di anno in anno. Il totale complessivo delle spese sostenute è passato dai 7.183.000 del primo semestre del 2017 ai 7.352.000 euro di quest'anno. Entro fine anno, ha annunciato l'assessore, avremo il nuovo piano straordinario per l'abbattimento delle liste d'attesa. Risorse per potenziare servizi e personali non ci sono. Al miliardo in più del fondo sanitario fa da contraltare la spesa farmaceutica ospedaliera, un miliardo in più rispetto alle previsioni. Si lavorerà sulle prescrizioni che saranno fatte in tandem da medico di medicina generale e specialista, il quale valuti se la prestazione diagnostica sia effettivamente necessaria e solo in quel caso si dia dunque corso alla prestazione. Molte persone non aderiscono agli screening, solo il 69% delle donne aderisce alla mammografia, mentre permangono altissime le richieste per la mammografia al di fuori dello screening. I CUP sono stati potenziati, ogni mese si fanno 100.000 chiamate di recall, il servizio che ricorda telefonicamente l'appuntamento e chiede conferma. Prima il dropout superava il 10%, cioè quasi 12 cittadini su 100 non si presentavano, ora siamo scesi al 4%. Per quanto riguarda l'incremento delle fasce orarie, l'assessore ha ricordato che la direttiva europea impone ai medici prestazioni in un arco temporale che non può essere superato. Se si sfora l'orario di lavoro si rischiano sanzioni. Infine, per quanto riguarda l'intervento dei privati con strutture convenzionate, c'è sempre il limite stabilito dalla legge Monti che impone alle regioni di non superare il tetto di spesa stabilito dal 2011, mentre la popolazione invecchia e le richieste aumentano. Il proponente della mozione, Marco Squarta, ha detto che l'atto può essere lo spunto per arrivare a un documento unitario che recepisca le varie proposte in materia di abbattimento delle liste di attesa. C'è in campo anche una proposta della Lega datata 2015 che il capogruppo Fiorini ha chiesto di inserire. In ogni caso, ha detto Squarta, bisogna intervenire perché i cittadini sono alle prese con tempi di attesa lunghi per certe prestazioni sanitarie che però, spendendo grosse cifre, si accorciano di molto. L'intramenia va dunque bloccata, secondo il portavoce del centrodestra. Il sistema in vigore ha fallito. Il recall per Squarta è inutile e costoso. Sarebbe meglio far pagare le prestazioni in anticipo. Si è svolto a Palazzo Cesaroni il convegno Quali strategie e strumenti per rafforzare l'attività di controllo e valutazione delle politiche delle assemblee regionali. Si è svolto a Palazzo Cesaroni il convegno Quali strategie e strumenti per rafforzare l'attività di controllo e valutazione delle politiche delle assemblee regionali. Il convegno organizzato dal Servizio Studi Valutazione delle Politiche e Organizzazione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria è stato aperto dall'intervento della Presidente Donatella Porzi, che ha detto che si vuol valutare l'impatto sulla comunità della nostra attività legislativa, poiché bisogna sapere se i risultati previsti nei testi di legge vengono effettivamente conseguiti o se invece si renda necessario intervenire per migliorare l'efficacia dei provvedimenti. Hanno partecipato ai lavori Federico Silvio Toniato, vice segretario generale del Senato della Repubblica, responsabile dell'ufficio valutazione impatti, e Paolo Pietrangelo, direttore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative. Il compito di tirare le conclusioni è spettato al presidente del comitato di controllo e valutazione dell'assemblea, Roberto Morroni. Presentato il primo rapporto sull'attività di controllo assembleare, un corposo documento in cui si rendono note le attività di valutazione di leggi e politiche regionali in relazione all'effettiva rispondenza delle azioni messe in atto con i bisogni della collettività regionale. Presentato anche il progetto Quando,
un calendario elettronico che attraverso una semplice interfaccia consente di verificare in ogni momento lo stato di attuazione degli adempimenti formali contenuti nelle leggi regionali. La prima commissione dell'Assemblea legislativa ha proseguito l'esame del disegno di legge a sostegno dell'informazione locale. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato i primi tre articoli del disegno di legge della Giunta contenente misure a sostegno dell'editoria locale. Inoltre è stato dato il via libera a vari emendamenti, tra cui quello presentato dal presidente Smacchi sul programma annuale degli interventi da finanziare, che inserisce come fattore premiante l'aver promosso iniziative di assunzione e di stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo. La proposta si compone in totale di 13 articoli. La Regione per la promozione dell'informazione locale per favorire la partecipazione democratica dei cittadini sostiene la presenza e lo sviluppo di imprese dei mass media locali mediante la tutela del lavoro e della professionalità degli occupati nelle imprese dell'informazione, rispettando la disciplina contrattuale del settore e la normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico. I soggetti interessati sono le emittenti televisive e radiofoniche, la carta stampata, quotidiana e periodica anche nelle forme online e le agenzie di stampa quotidiana. Le tipologie degli interventi puntano sull'innovazione tecnologica e su nuove modalità operative. La norma finanziaria prevede un finanziamento di 630.000 euro per il triennio 2018-2020, a cui si aggiungono per il solo 2018 150.000 euro di fondi residuali. La terza commissione ha proseguito gli approfondimenti sulla proposta di legge dei consiglieri Giacomo Leonelli e Carla Casciari del Partito Democratico, che prevede disposizioni in materia di disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Sono stati invitati in audizione i responsabili dei servizi di psichiatria e neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva, per verificare ulteriormente lo stato dell'arte dei servizi in questo ambito specifico della neuropsichiatria infantile, in particolare rispetto alla DHD. È emersa l'esigenza di prevedere una valida formazione per tutti gli operatori del settore, di creare una rete di comunicazione efficiente, di assegnare nuove risorse per il centro di riferimento regionale, evidenziata anche la necessità di un tavolo operativo per colmare i vuoti esistenti sia per la DHD che per altri aspetti patologici. Il Comitato per il Controllo e la Valutazione, presieduto da Roberto Morroni, si è occupato del report sull'attuazione della legge regionale 11, disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione dell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, disciplina dell'attività internazionale della Regione. E il presidente del Comitato Morroni ha parlato di inadempienze nell'attuazione della normativa che hanno finito per ostacolare il rafforzamento del ruolo dell'Assemblea legislativa nell'ambito del processo di formazione e attuazione delle politiche europee. Registriamo un forte ritardo, ha detto Morroni, nell'assistenza documentale che la Giunta dovrebbe fornire all'Assemblea legislativa e nel perfezionamento del relativo protocollo. Illustrato in prima commissione il disegno di legge d'iniziativa dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, denominato Istituzione dell'Agenzia Regionale Umbra per le Erogazioni in Agricoltura, in sigla AUREA. La proposta, ha spiegato Maria Grazia Carbonari, nasce a seguito delle numerose lamentele degli agricoltori umbri per i ritardi di AGEA nei pagamenti dei fondi dell'Unione Europea. Altre regioni hanno già istituito un ente autonomo di pagamento. Vogliamo capire se questa strada è percorribile anche in Umbria per poter essere più vicini ai nostri agricoltori e dare opportunità di lavoro ai giovani. Il capogruppo regionale della Lega, Emanuele Fiorini, annuncia la presentazione di una interrogazione alla Giunta sulla recente uscita di primari e figure dirigenziali dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Per Fiorini, la Regione deve intervenire con provvedimenti urgenti per assicurare il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi ed evitare la paralisi dell'apparato.
Il consigliere regionale del Partito Democratico, Carla Casciari, annuncia la presentazione di una interrogazione alla Giunta per sapere le risultanze dei controlli effettuati dall'Agenzia regionale per l'ambiente, l'ARPA, relativamente a presunti sversamenti degli ultimi giorni sul Tevere da parte della distilleria di Pontevalle Ceppi. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per l'attenzione e arrivederci.